Salve ragazzi, io sono Painmaster e questo è Guedin Attack on Titan, che è un fangame basato sull'attacco dei giganti che mi è stato consigliato di provare da un iscritto, che saluto e ringrazio un sacco perché io non avevo davvero idea della sua esistenza, di questo gioco. E beh, non c'è niente da dire se non che l'ho già provato ed è fantastico. Sicuramente qualcuno di voi si ricorderà del fatto che io ho già provato il vecchio fangame dell'Attacco dei Giganti, quello che è un po' più famoso, quello che si può giocare anche in browser, che ha un sacco di modalità e che era molto ben riuscito, ma questo gioco è su tutt'altro livello. Questa è la grafica del gioco, questo è Eren Yeager, che è il protagonista dell'anime per chi non lo conoscesse. Per essere una primissima versione, dato che questo gioco è ancora in fase di sviluppo, la grafica e le animazioni sono davvero ben fatte. Poi ovviamente la mappa è quello che è. Però per essere questo il tutorial non serve neanche avere chissà quali dettagli per la mappa. Ma andiamo a vedere i comandi, perché in questo tutorial ci vengono spiegati uno ad uno ed è importante saperli padroneggiare tutti per riuscire a giocare bene a questo gioco. Come si vede già dalla corsa e dal salto, le animazioni sono fatte davvero, davvero un sacco bene. È una cosa che ha lasciato molto stupito anche me. Lo scopo di questo tutorial è raccogliere tutte queste flag, ce ne sono 13 in totale. In salto possiamo usare Shift per fare le schivate. C'è ancora un piccolo problema di clipping quando si fanno vicino ai muri. Però per il resto non è niente male. E poi, beh, si passa al pezzo forte. Il meccanismo per la manovra tridimensionale, che è la caratteristica di questo anime. Cioè, banalmente, i rampini con la quale il protagonista e altri personaggi si possono muovere con grande velocità e possono combattere contro i giganti. Ovviamente non potevano mancare, e infatti noi utilizziamo il tasto destro e il tasto sinistro per lanciarli. Dobbiamo tenerli premuti, e una volta che ci saremo agganciati, con il tasto del salto, la barra spaziatrice, tenendola premuta, ci muoviamo verso il punto in cui ci siamo agganciati. In realtà non ho ancora ben padroneggiato il loro utilizzo, non sono ancora un esperto, però sono semplici ed intuitivi in realtà da utilizzare. Agganciandoci con tutte e due avremo una maggiore velocità d'azione quando ci muoveremo verso il luogo che abbiamo agganciato. Ma ovviamente i rampini si possono utilizzare anche separatamente, infatti si possono agganciare anche in due zone diverse. Ovviamente io sto mirando a questi punti perché per facilitare hanno messo un'icona di rampino dove è più facile premere, ma io ad esempio posso metterne uno qui e uno qui, cioè posso agganciarmi praticamente ad ogni superficie. Vedete, ad esempio hanno davvero un raggio molto lungo, avete visto quanto sono riuscito ad agganciarmi. E adesso per raggiungere la zona direi che è il caso di agganciarmi di nuovo. In questo modo dovrei riuscire, esatto, a prendere la bandiera. E poi il loro utilizzo ci permette di fare anche un sacco di movimenti in più. Ad esempio, possiamo correre sulla parete, poi saltare, schivare e stavolta non ce l'ho fatta per riuscire a prendere la bandiera. Proverò con questa. Vedete, in questo modo si riescono a recuperare. Adesso inizia la parte difficile del tutorial, cioè riuscire a recuperare tutte le bandiere senza mai toccare terra. Ma in teoria non è neanche così difficile. Ah, però ho sbagliato perché ho premuto troppo dopo. Ah, non sono riuscito neanche adesso. Sono troppo basso al momento, quindi devo agganciarmi meglio. E no, ho toccato terra. Maledizione. Ok, adesso è il momento. No, ne ho schivata una. Vabbè, pazienza, non sono riuscito a prendere l'ultima. Ma posso comunque continuare il tutorial anche così. E adesso c'è la parte che io davvero non sono riuscito per niente a padroneggiare, anzi a malapena ci riesco a farlo, cioè il riuscire a girare attorno al pilone agganciandomi con un solo rampino. E semplicemente si spara al rampino e poi mentre si gira si
se ne spara un altro in un'altra direzione. In questo modo si dovrebbe roteare attorno al pilone. Purtroppo però io non riesco davvero a prendere quella bandiera. Ci ho fatto diversi tentativi, ma non sono ancora davvero in grado di farlo. E purtroppo questa è una cosa essenziale da riuscire a fare in teoria, perché come sapranno le persone che seguono l'anime, ma non penso neanche sia uno spoiler, perché è una delle prime cose di cui viene messo a sapere lo spettatore, il fatto che il punto debole dei giganti non si trova davanti a loro, ma è sul retro del loro collo. E quindi per riuscire a raggiungere quel punto bisogna riuscire ad agganciarsi, girare attorno a loro e colpire. E dato che sto parlando dell'argomento, andiamo direttamente a parlare di come si colpisce in questo gioco. Semplicemente, come potete leggere, si tiene premuto F per caricare l'attacco e lo si rilascia per attaccare. Ok, sono riuscito a tagliarlo. Dovrebbe vedersi. Devo mettermi in una posizione in cui si vede. Vedete, sono riuscito a colpire il punto debole del gigante. Non è semplicissimo in realtà. Però una cosa che trovo davvero bella di questo gioco è il fatto che è molto più incentrata sul movimento che sul combattimento, perché alla fine, anche nell'anime, il combattimento si limitava a incrociare le spade per tagliare quella fettina che è il punto debole del nostro avversario. Mentre il punto focale di tutto l'anime, il punto focale di tutta la battaglia, è il movimento, è il padroneggiare tutte le nostre possibilità che abbiamo con questo rampino. Ed è una cosa che invece mancava nell'altro fangame, quello realizzato su Unity, dove era molto più focalizzato sul combattimento che sul movimento. Infatti noi i rampini potevamo comandarli, ma era già più difficile. Già anche la mappatura dei tasti in questo gioco è molto più intelligente, perché utilizzare rampini con il mouse è molto più comodo rispetto che utilizzare Q ed E come era nell'altro gioco. Nell'altro gioco, nell'altro fangame dell'attacco dei giganti, utilizzare rampini era complicato, era fastidioso. Purtroppo il fatto che si usa il mouse per muoversi toglie un po' di libertà ai tasti che si possono utilizzare per attaccare. Ad esempio io ho un mouse da gaming che mi è stato regalato al compleanno che ha un terzo tasto. Io ad esempio mapperei lì il tasto per attaccare piuttosto che su F. Ma anche su F è già abbastanza facile riuscire a premerlo nel momento giusto, perché è comunque comodo da raggiungere. Ovviamente su un joystick viene un po' più facile, perché ad esempio si possono mappare rampini nei dorsali e poi si ha la completa libertà su tutti gli altri tasti di mettere quello che si vuole, e comunque viene una mappatura molto semplice e comoda da utilizzare rispetto che utilizzare mouse e tastiera. E qui si arriva all'unico punto spiacevole di questo gioco, cioè il fatto che esiste un gioco sull'attacco dei giganti che si gioca usando il joystick, che è la versione per PlayStation 4, Attack on Titan Wings of Freedom, che è già uscito in Giappone, deve uscire quest'estate in Europa, e oltre a questo è anche già uscito un gioco dell'attacco dei giganti su Nintendo 3DS, Attack on Titan Humanity in Chains. E purtroppo il fatto che esistano già questi giochi significa che i diritti su il creare giochi basati su questo franchise sono già stati venduti a qualcuno. Ora nel dettaglio non ho idea di chi abbia sviluppato quei due giochi, non mi sono informato, ma chiunque detenga quei diritti adesso ha la completa libertà di inviare una lettera di cease and desist alla persona che sta sviluppando questo fangame. In realtà io spero davvero che questo non accada, perché questo gioco sta venendo su davvero bene. Purtroppo, oltre a questo tutorial che vi ho mostrato, non c'è molto altro. Ci sono queste gare in cui semplicemente si segue il percorso, si sfruttano i rampini per fare il minor tempo. Però la modalità principale, che sarebbe Save Humanity, ancora non c'è. Che sembra molto interessante e molto promettente, cioè la possibilità di giocare anche in multiplayer, in co-op, insieme ad altre persone, combattendo fianco a fianco contro un'orda di giganti. E io spero davvero che chiunque detenga i diritti lasci libertà a questo gioco, ma purtroppo c'è anche da guardare la realtà. Un competitor del genere gratuito è troppo pericoloso per chi sta creando un gioco a pagamento
che praticamente tratta gli stessi argomenti. Io comunque continuerò a tenere d'occhio questo Genshin Attack on Titan perché mi ha davvero stupito, devo essere sincero. E quindi lo terrò d'occhio, vi terrò informati sull'eventuale release finale. Ovviamente non vi mostrerò tutte le versioni che verranno rilasciate. Magari farò qualche video solo quando faranno qualche aggiornamento davvero corposo. E magari in futuro, quando rilasceranno questa modalità multiplayer co-op, farò anche qualche video insieme a qualche amico. Spero davvero che questo progetto non venga interrotto, io incrocio tutte le dita che ho. E beh, per questo video può anche essere tutto. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!